buongiorno, bentrovati. Appuntamento di martedì 6 settembre 2016 con Mattino Sei, la nostra consueta rassegna stampa. Partiamo dal santo del giorno, San Zaccaria, che fu profeta biblico, penultimo dei profeti dell'Antico Testamento, figlio di Barachia e nipote di Addo, era di stirpe sacerdotale. Il libro di Zaccaria si compone di due parti ben distinte. La prima ha per autore un profeta vissuto nel VI secolo avanti Cristo, che operò al ritorno dall'esilio in un momento decisivo per la formazione del giudaismo. Contemporaneo di Ageo, sostenne la necessità di ricostruire il Tempio. Gli esuli tornati da Babilonia attraversarono un periodo di delusione e smarrimento a causa di alcune incomprensioni con la comunità giudaica rimasta in patria. Zaccaria li rincuora promettendo che Dio realizzerà le promesse messianiche. È indispensabile tuttavia che tutti recuperino l'integrità morale e operino per la ricostruzione del Tempio e della nazione. La seconda parte inizia con il capitolo 9, si tratta di materiale composito nel quale vengono riprese tematiche di Ezechiele e altri profeti. Lo scenario che fa da sfondo a questi oracoli risale alla fine del 300 avanti Cristo, quando la terra di Israele era stata conquistata da Alessandro Magno ed era iniziata l'epoca ellenistica. Questa parte del libro dilata ulteriormente l'orizzonte messianico. Il profeta annuncia la rinascita della casa di Davide e parla di un messia umile e pacifico, in cui gli evangelisti hanno riconosciuto Gesù, il re pacifico che entra in Gerusalemme cavalcando un'asina. Viene infine annunciato un misterioso trafitto cui guarderanno gli abitanti di Gerusalemme, un testo che sarà citato dall'evangelista Giovanni parlando della lancia che trafisse Gesù al costato, provocando la conversione del soldato romano e più in generale dei pagani. Per questo Zaccaria è uno dei profeti più citati nel Nuovo Testamento ed è venerato anche nella tradizione cristiana. Dunque San Zaccaria, il santo che viene ricordato oggi 6 settembre. Noi apriamo la nostra rassegna stampa con le prime pagine del centro. Partiamo dall'edizione di Pescara. In primo piano lo sport, in questo caso febbre da Serie A in coda anche di notte. Vedete il titolo principale con la foto a corredo. Presi d'assalto i punti vendita in città, polverizzati ieri i biglietti per la sfida di domenica prossima. Si giocherà allo stadio Adriatico alle 20:45 contro l'Inter. Richieste di italiani pari al doppio della disponibilità. Tessere omaggio, la società fa chiarezza. E vedete nella foto la fila di ieri mattina davanti allo store ufficiale del Pescara in Viale Regina Margherita. Vediamo anche gli altri titoli. Nelle cronache si parla di scuole, Da Vinci no al trasferimento nei locali del liceo classico. A Francavilla, donna di 45 anni scompare dopo una discussione. A Francavilla, pensionato investito sulle strisce, è stato ricoverato in ospedale. E poi la cronaca, tornando a Pescara, picchia la madre, arrestato in carcere un 44enne, voleva i soldi per acquistare la droga. Vediamo, lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara, andiamo a vedere l'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto, come di consueto. Poi vedremo anche le altre due edizioni di Teramo e l'edizione di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, sempre del centro. Edizione di Chieti, vediamo la prima pagina, il titolo principale riguarda l'università, medicina, siamo a Chieti, vogliono entrare in 1400, è il giorno dei test per l'ammissione, arrivano da tutta Italia, i posti a disposizione sono 186, le misure di controllo sono super, vietate anche le etichette sulle bottiglie d'acqua minerale. E poi il bacino di bomba svuotato dalla CEA, siccità e captazioni, il lago di bomba si abbassa di 15 metri. Andiamo a vedere le cronache, ripartiamo da Chieti, pochi reagenti, i laboratori ASL chiedono aiuto. E poi a San Salvo, auto travolge un 14enne sul lungomare. Infine Vastese Chieti, la gara di domenica scorsa, prima giornata del campionato di Serie D, Daspo in arrivo per gli scontri del dopo derby. E poi tornando a Chieti, Chiarelli non è più primario, il pediatra sospeso un anno dopo il patteggiamento. Andiamo a vedere allora adesso la pagina, prima pagina del centro, edizione di Teramo. E poi, come detto, chiuderemo con quella di Avezzano, L'Aquila, Sulmona. La prima pagina del centro di Teramo si apre con il maltempo.
che ampiamente annunciato e puntualmente arrivato nella nostra regione. Ieri ha colpito soprattutto la zona nord della nostra regione, il Teramano in particolare, maltempo, allagamenti e crolli, evacuato il centro commerciale Val Vibrata dopo la caduta di un lucernaio per le infiltrazioni d'acqua, strade sommerse, sottopassi invasi dalla pioggia a Giulianova e in altre località costiere teramane. Vedete la foto di quanto accaduto ieri e poi le cronache. Silvi, bimba disabile prigioniera di una scala, difficile uscire di casa. E poi a Teramo, sotto il corso, c'è la cittadella del Medioevo, lavori bloccati. A Montorio, record di sfollati, sono già 71. E poi la cronaca giudiziaria, BNL indagato un'impiegata, il PM la ritiene responsabile di ammanchi su 16 conti correnti. E chiudiamo con l'ultima pagina del centro, come vi dicevo, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Poi andremo a dare uno sguardo, come di consueto, ai titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Vediamo comunque la prima pagina del centro, edizione di L'Aquila. Bollette del gas, rincari per 5.000, conguaglio sospetto spedito dal comune, contestato dagli utenti del progetto case. Siamo all'Aquila, il comitato a Sergi 2, bisognava inviare una fattura a parte e con maggiore chiarezza, dicono i cittadini. E poi musica e solidarietà, Fresu va ad Amatrice dopo il concerto all'Aquila. E poi andiamo in Marsica, ad Avezzano, il pirata in fuga su una Focus di colore grigio, prosegue la caccia a quest'uomo protagonista di un incidente. Poi ancora Avezzano e caos scuole, a 6 giorni dal via si cercano aule. E poi sempre nella Marsica, non aiuto, finto nipote, truffa anziana. Tornando all'Aquila, subappalti in 20 nei guai, nel mirino quietanze per lavori fatti ma mai pagati. Lasciamo dunque le quattro edizioni del centro, le prime pagine del quotidiano d'Abruzzo, e come detto possiamo andare a vedere i titoli dei principali quotidiani oggi in edicola, partendo dal quotidiano La Repubblica, per vedere in questo caso il quotidiano romano come titola in prima pagina. Ecco la prima pagina di Repubblica, siamo a Roma, si parla della capitale. Assessora indagata, Raggi sapeva, informai i vertici, lite tra i 5 Stelle, Roma, il direttorio replica alla sindaca, noi all'oscuro. Muraro per 50 giorni, ha nascosto l'inchiesta, Muraro è l'assessore in questione. E poi siamo all'incontro che ci sarà prossimamente tra Obama e Putin, il ritorno però della guerra fredda, perché i rapporti tra Stati Uniti e Russia in questo periodo sono tutt'altro che idilliaci. Dalla Repubblica al Corriere della Sera, stesso titolo di apertura, Muraro, i 5 Stelle sapevano, gli incontri riservati sull'assessora, l'ex capo di gabinetto contro Raggi e Cantone. E questo è il titolo principale del Corriere della Sera. Vediamo un altro titolo di spalla più in basso a centro pagina. Parla il Premier Renzi, che dice sulle slot machine le togliamo da bar e tabaccherie. Andiamo avanti, il Tempo di Roma, che ovviamente titola a tutta pagina sulla questione Campidoglio, onestà onestà. Vedete la foto del sindaco Raggi, l'assessore Muraro. Il sindaco Raggi ha mentito ai cittadini romani, sapeva che la Muraro era indagata, scrive il Tempo. Verso l'addio pure l'assessore Verdini, Grillini allo sbando, dov'è la trasparenza, si chiede il quotidiano Il Tempo. E siamo alla Stampa di Torino, Roma, gelo tra Raggi e i vertici Grillini, la sindaca, li avevo informati che la Muraro era indagata, il direttorio falso, non sapevamo. Andiamo avanti, siamo al quotidiano L'Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, crescita per tutti, il G20 ora ci prova, Istat, la ripresa si è interrotta, Renzi no alla paura. E poi vedete la foto di centropagina, discarica tossica in riva al mare, scoperta in Calabria. E poi anche su Avvenire il titolo che riguarda Roma, Raggi e Muraro, sapevamo dell'inchiesta ma è polemica all'interno del Movimento 5 Stelle. Siamo al Fatto Quotidiano, referendum sotto la neve, il governo continua a non fissare la data del voto, forse a dicembre, Renzi allarmato dal post-sisma, dai conti pubblici e dai sondaggi. E poi siamo
In Germania la Merkel non sa ancora se si ricandida alle urne, brutto risultato per il partito della cancelliera alle ultime elezioni regionali in Germania. Siamo a Libero, silurata la Merkel, il suo partito non la candida più. Ecco quello che vi dicevo, i tedeschi sono insofferenti e la CDU sta pensando di accantonare la cancelliera. E poi vedete, Totti e Signora non guadagnano più, anche loro soffrono la crisi. C'è questa foto con il titolo del quotidiano Libero. E poi a proposito di crisi e di raccolta dei fondi, vedete il titolo più in basso, i risparmiatori fanno selezione, gli italiani si fidano solo delle Poste. E siamo al Manifesto, acqua in bocca, vedete il titolo principale che riguarda sempre la vicenda di Roma, vedete la foto, la stessa foto che era stata pubblicata oggi dal Tempo. Polemica dunque a Roma per la gestione di questa crisi, se così la possiamo definire, del sindaco Virginia Raggi. Siamo al Mattino di Napoli, Raggi, scontro con i vertici del Movimento 5 Stelle, indagine su Muraro, avvisa il direttorio a luglio, la replica non è vero. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, su tutti i giornali il titolo principale riguarda la questione Roma, vedete Roma, Grillini senza pace, Renzi poi sul referendum, entro il 13 ottobre la decisione sulla data, D'Alema lancia i comitati del no, la riforma dice è un pastrocchio. E poi vedete un titolo che ora ritroveremo anche sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, azzurri ok, la mano di Ventura già si vede, l'Italia soffre ma vince 3-1 con Israele, ieri sera gara giocata ad Haifa, espulso Chiellini, ricordiamo gare valide per le qualificazioni ai campionati del mondo. E siamo al Secolo, 19, Roma, Raggi sempre più sola, nel PD scontro invece aperto sulle riforme, D'Alema lancia il comitato del no. Vedete poi l'Italia batte Israele ma rischia troppo e soffre fino all'ultimo. E siamo all'Unità, Raggi di Prima Repubblica, il titolo su cui gioca l'Unità, sul Campidoglio l'ombra di Alemanno e l'assessore al bilancio nominato dallo studio Previti, addio trasparenza e cambiamento, Muraro ammette da luglio sapevamo che sono indagate. Poi in basso Germania e incubo ultradestra, vi dicevo delle elezioni regionali in Germania con la vittoria del partito di destra. Allora siamo, questo l'Unità era l'ultimo giornale in esame per quanto riguarda i quotidiani nazionali oggi in edicola, ma ci sono anche i quotidiani sportivi che oggi in edicola danno ampio spazio all'Italia, la vittoria ieri sera ad Haifa contro Israele per 3-1. Andiamo a vedere dunque la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Ricominciamo da 3. L'Italia di Ventura parte bene, 3-1 in Israele. Pellè, Candreva, Immobile in gol. Verratti in cattedra. C'è molto Pescara, ex Pescara, in questa Italia con il gol del 3-1 della sicurezza dell'ex biancazzurro Immobile. E Verratti, Marco Verratti, ancora una volta grande protagonista con l'Italia. Vediamo in alto i titoli che riguardano le squadre più importanti del nostro campionato. Juve, derby d'Africa, ricavi boom e la regina vola. Milan, attesi dalla Cina gli 85 milioni, l'ansia del club. E poi Inter, dottor De Ber, mal di trasferta da curare subito. L'augurio è che questo mal di trasferta venga curato non nella partita con il Pescara di domenica prossima. Siamo al Corriere dello Sport. Italia così sì, parte bene la corsa ai mondiali, Tris in Israele, 1-3, va avanti, soffre in 10, un fedelissimo del CT chiude la gara, il fedelissimo del CT è Ciro Immobile. E vedete in alto il titolo che riguarda il Milan, Milan nuovo, c'è la Padula, un altro ex fresco biancazzurro, l'ex capocannoniere della B supera Onda come vice Niang, dunque la Padula potrebbe scendere in campo già nel prossimo turno. Chiudiamo con Tutto Sport, Coppia Campioni, il titolo principale riguarda la Juventus su Tutto Sport, Higuain e Dybala finalmente insieme, in alto Ciro d'Italia fa gol alla paura, Ciro Immobile che gioca con il Torino. E dunque abbiamo visto
i titoli principali dei quotidiani nazionali e sportivi oggi in edicola. Possiamo ritornare sulle pagine del centro per andare a vedere i titoli che riguardano la nostra regione, partendo dall'Abruzzo. Poi inizieremo a vedere anche, prima della consueta pagina del meteo, anche i titoli delle cronache provinciali. Partiamo dalla prima pagina del centro, cronaca d'Abruzzo: l'agricoltura del futuro, le produzioni della Maiella, modello per l'Europa verde. E poi, operazione conclusa in 5 mesi, parliamo di Ombrina Mare, 300.000 euro il costo per tappare il pozzo. E poi in basso, vendemmia, occhio al meteo, l'andamento climatico di settembre sarà decisivo per l'annata e dunque molto dipenderà da quelle che saranno le previsioni del tempo. Arriviamo direttamente alle pagine della cronaca di Pescara, che tra l'altro si aprono con lo sport. Possiamo andare a vedere allora l'inserto del Messaggero Abruzzo, in questo caso per vedere i titoli che riguardano la nostra regione. Ovviamente, come vi dicevo, tra poco parleremo di tempo, perché c'è stato un peggioramento annunciato nei giorni scorsi e che è puntualmente arrivato nella nostra regione. Ma andiamo per ordine, vediamo la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero: ritorno a scuola, rebus sisma, il titolo principale. Tanti edifici classificati come vulnerabili sono ritenuti agibili, negati i moduli prefabbricati. Sulmona e Prato alla Peligna rinviano l'inizio, doppi turni ad Avezzano, il caso dei fondi mai usati. E poi L'Aquila, balconi crollati, 5 a processo. E poi cronaca, braccialetto elettronico per l'omicida, Giulianova indagato per il delitto in strada, la difesa non c'è bisogno del carcere. Poi vedete la foto, si parla di sanità, Avezzano, i medici in fuga dall'ospedale, 2 reparti chiusi, ferito rischia grosso. Andiamo a vedere l'altra pagina di cronaca regionale del Messaggero, si riparla di scuola, riapertura rebus, tanti edifici vulnerabili, genitori e sindaci in ansia. E poi conti, Expo e bilancio, Febbo contro De Monte, vedete il titolo di spalla. E poi aule a prova di sisma, bloccato il tesoretto, stanziati ben 221 milioni per interventi di consolidamento. L'ex presidente della regione Chiodi dice molti sono inutilizzati. E poi nel parco, caccia a dodo, lince in fuga dal recinto. E poi stop al petrolio, come abbiamo visto anche dal centro, un tappo al pozzo di Ombrina. Allora, possiamo partire dalle pagine a questo punto proprio del Messaggero per quanto riguarda le cronache provinciali. Ripartiamo da Pescara, il titolo principale riguarda il turismo, che è la stagione estiva che sta per chiudersi, stagione nera tra veleni e maltempo, questo è il titolo principale. Bilancio estivo chiuso con segno negativo su tutti i fronti, solo qualche giorno fa i primi giri della ruota panoramica. E poi Confcommercio chiede programmazione, Infopoint, risorse per 1 milione e la riapertura di Corso Vittorio Emanuele. E poi, cambiando argomento, taglio degli alberi tocca alla Pineta, in basso procura e comune, accordo anti-abusi. E poi l'appalto, cimiteri di Pescara, alla SEA i lavori di restauro. Andiamo avanti, scuole, i 10 milioni che mancano per la piena sicurezza, controlli a tappeto da parte dei comuni e della provincia, tanti gli interventi eseguiti, ma restano situazioni a rischio. E poi zaini e diari guidano la volata dei prezzi, la stangata. Centropagina, le 18 classi di penne trasferite per prudenza, molte criticità emerse dai test sul calcestruzzo, nuova sistemazione per i 596 ragazzi iscritti alla scuola Mario Giardini di Penne. In basso la cronaca, botte alla madre per la droga, arrestato, domenica sera l'ennesimo agguato, la donna ferita seriamente ad una mano, decisivo l'aiuto di una vicina. E poi rissa tra stranieri, l'altra notte a Pescara, il consigliere regionale di Forza Italia Sospiri scrive al prefetto. E poi ovazione per D'Anolfi a Venezia, un applauso lungo 6 minuti per Spira Mirabilis, il film del regista pescarese in corsa per il Leone d'Oro. Insieme a Martina Parenti ha raccontato un viaggio alla ricerca della parte migliore degli uomini d'oggi. Cambiando argomento, il piano di rischio, emergenze, la protezione civile pronta ad agire. E poi
a Rio de Janeiro per tenere alto l'onore del mio Abruzzo, perché partirà tra breve l'avventura del ciclista abruzzese Pierpaolo Addesi, ciclista parolimpico che si allena a Francavilla al Mare, è pronto per la sfida per partecipare e perché no riportare in Italia una medaglia alle Paraolimpiadi di Rio de Janeiro. Noi ieri abbiamo ascoltato proprio per Pierpaolo Addesi per parlare della nuova avventura, la terza Olimpiade per l'atleta abruzzese. Vediamo. Pierpaolo Addesi, alla vigilia della partenza per Rio, terza Paralimpiade per te, una grande soddisfazione, porterai ancora una volta i colori del ciclismo abruzzese a questa manifestazione intercontinentale. Sì, non nego che è stata dura perché gli avversari sono stati, diciamo, all'altezza. Essere convocato non è stato facile quest'anno, c'è un lavoro dietro di 4 anni, però comunque il livello si è alzato, diciamo, l'attività è diventata più grande, quindi più persone che la praticano, automaticamente è più difficile entrare nella rosa olimpica, però ci siamo riusciti. Ora l'obiettivo è quello di riportare in Italia una medaglia? Ma sicuramente l'obiettivo per queste competizioni è sempre quello di riportare la medaglia, anche se il mio obiettivo era quello di partecipare a questa Paralimpiade, perché comunque, ripeto, la mia medaglia l'ho vinta partendo per Rio. Dopo è normale che quando saremo lì si cercherà di fare il massimo. Quando si partecipa ad una manifestazione così importante, poi si pensa anche al futuro, al dopo. Il futuro di Pierpaolo Addesi dopo questa manifestazione di Rio, quale sarà? Ma guarda, io sinceramente non lo so ancora quale sarà il futuro, perché prima facevo anche una battuta: se tornerò con qualcosa di bello da Rio, naturalmente non puoi smettere, perché sarò sicuramente gasato e avrò ancora più voglia di adesso. Se tornerò a mani vuote non posso smettere, perché magari penserò che alla prossima dovrò tirar fuori qualcosa, quindi quando smetto sinceramente non lo so. Bocca al lupo dunque a Pierpaolo Addesi per questa partecipazione alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro. L'ultimo titolo per quanto riguarda la pagina di Pescara e area metropolitana: l'albero della cuccagna di Levini trova casa a Monte Silvano Colle. Allora, prima di passare alla cronaca che riguarda l'Aquila, dobbiamo aprire obbligatoriamente invece la pagina del meteo, perché nelle ultime ore c'è stato un peggioramento annunciato delle condizioni del tempo nella nostra regione. Abbiamo visto anche dai titoli dei nostri giornali i danni che ci sono stati ieri soprattutto nella zona nord della nostra regione, in provincia di Teramo. Per saperne di più abbiamo ovviamente in collegamento diretto come ogni mattina il nostro Giovanni De Palma, che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, ci avevi detto dell'arrivo di questa ondata di maltempo che è puntualmente arrivata già dal pomeriggio di ieri. Sono arrivate le prime piogge, maltempo che ha colpito soprattutto la parte nord della nostra regione, la provincia di Teramo, la Val Vibrata. Cosa dobbiamo attenderci per oggi e poi quanto durerà questa ondata di maltempo? Eh sì Paolo, il maltempo è stato intenso ieri nel Teramano, ma ci sono stati anche forti temporali nel Chietino, in particolar modo nel Vastese, con tanta pioggia e anche qualche disagio anche proprio nel Vastese. Una situazione questa, Paolo, che continuerà a manifestarsi. L'instabilità soprattutto, perché se da un lato la perturbazione, il fronte freddo che ieri ha causato i temporali, ha raggiunto le estreme regioni meridionali, sulla nostra regione è tornato sì il sole a tratti, splende il sole anche se ci sono degli addensamenti, adesso anche qualche rovescio lungo il settore orientale, sulle zone collinari, ma questa situazione tenderà ad essere temporanea, perché il nucleo di aria fresca presente attualmente sui vicini Balcani pian piano si riverserà a partire dalle prossime ore sulle regioni centro-meridionali. Di conseguenza assisteremo alla formazione di nuovi annuvolamenti, nuovi addensamenti che dall'Adriatico centro-settentrionale si estenderanno verso la nostra regione e favoriranno delle nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco. Precipitazioni che risulteranno più frequenti soprattutto sul settore centro-orientale
della nostra regione, a carattere sparso invece nell'Aquilano e sulla Marsica. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione ed è atteso anche un ulteriore rinforzo dei venti di bora. Questa situazione continuerà ad essere tale, cioè caratterizzata da diffusa instabilità anche nella giornata di mercoledì, quando invece potrebbe giungere un'ulteriore intensificazione dei fenomeni, soprattutto sulla parte sul settore centro-meridionale della nostra regione. In particolar modo nel Pescarese e nel Chietino potrebbero esserci piogge più consistenti nella giornata di domani, Paolo. Quindi verrà preso tutto il settore orientale, però c'è una maggior probabilità di fenomeni più intensi sul settore centro-meridionale della nostra regione. L'instabilità che non andrà via facilmente dalla nostra regione, probabilmente continuerà a manifestarsi ancora nelle giornate di giovedì e venerdì. Ovviamente ci sarà spazio anche a delle schiarite, non sarà un cielo sempre chiuso come potrà accadere invece nella giornata di domani. Poi gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano un probabile progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana, ma comunque per la tendenza per il fine settimana ne parliamo nei prossimi aggiornamenti, Paolo. Giovanni, prima di salutarci, una domanda con una risposta telegrafica. È finita l'estate o diciamo ci sarà ancora tempo per chi potrà e chi vorrà godersi qualche altra giornata di mare? Ma diciamo che osservando attentamente la situazione, io credo che comunque tornerà il tempo stabile, le temperature piuttosto gradevoli in alcuni casi estive, ma non nell'immediato. Non possiamo sapere cosa accadrà tra 10-15 giorni, però è probabile che torni l'alta pressione, quindi avremo ancora delle belle giornate con temperature piuttosto gradevoli. Insomma, adesso però non possiamo dire quando questo avverrà. Sembrerebbe che la situazione che è destinata a migliorare dal fine settimana, però insomma non abbiamo ancora dati certi, quindi bisognerà attendere ancora i prossimi aggiornamenti, Paolo. Perfetto, grazie a Giovanni De Palma, come sempre puntuale con le previsioni del tempo. Appuntamento con te Giovanni sempre domani nel corso di Mattino 6. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma. Per restare aggiornati, come sempre vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org, utile strumento per conoscere in tempo reale le previsioni del tempo per quanto concerne la nostra regione, poi la pagina Facebook di Giovanni De Palma, del nostro meteorologo, altro utile strumento per anche interagire con il meteorologo e dunque avere ancora un quadro più chiaro ed esaustivo delle previsioni meteo, soprattutto in questi giorni di tempo perturbato. Noi ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6, dopo la parentesi del meteo torniamo alle pagine del Messaggero, siamo alla cronaca dell'Aquila, balconi crollati, processate quei 5, questo è il titolo principale, al bivio l'inchiesta Newtown, nei guai titolari delle ditte campane ritenute responsabili dello scandalo da oltre 18 milioni di euro e poi contributi post terremoto non dovuti, tribunale conferma sequestro a De Masi. Dopo il riesame l'avvocato Alessandrini annuncia ricorso per far valere la loro innocenza. E poi il blitz, ruba televisore e soldi in un MAP, arrestato 25enne. In basso il bar Tropical tornerà in via delle Aquile, i gestori non abbiamo mai avuto dubbi, lo riapriremo nell'edificio dove è sempre stato. E poi Coppito, la farmacia si sposta ed è polemica. Andiamo avanti, Festival del Jazz, serata magica, i soldi per Amatrice. Il giorno dopo il concerto Paolo Fresu ha visitato i luoghi della tragedia con l'assessore Di Stefano e Alfredo Moroni. Noi su questa manifestazione andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Paolo Fresu con Rafael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Tullio De Piscopo e tanti altri nomi del jazz italiano sono stati sul palco ieri sera in occasione dell'evento conclusivo della rassegna Il Jazz Italiano per Amatrice. Sulla bellissima scenografia naturale della Basilica di Santa Maria di Collemaggio a fare da sfondo, la manifestazione ha attirato migliaia di persone nel cuore della città già ferita dal terremoto del 2009. Ed è così che la maratona musicale, originariamente
Ufficialmente il jazz italiano per L'Aquila è diventata il jazz italiano per Amatrice. Da un punto all'altro dello stivale tantissimi musicisti hanno aderito alla maratona per poter raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni terremotate del centro Italia. Il 15% dell'incasso di tutti gli esercenti presenti alla manifestazione è stato devoluto ai territori colpiti dal sisma. Abbiamo preso una decisione importante, cioè tra l'angoscia del momento e la difficoltà complessiva di portare avanti un progetto economico e commerciale, abbiamo deciso di invece essere presenti unicamente qui al jazz all'Aquila, al jazz per Amatrice, con una presenza istituzionale dei parchi, sviluppando un'azione di solidarietà a favore di Amatrice per la ricostruzione del teatro. Noi siamo qui oggi a testimoniare che insomma, la nostra vicinanza, la nostra solidarietà ai nostri fratelli e alle nostre sorelle di Amatrice e anche a testimoniare una cosa un po' più profonda, cioè che vivere nell'Appennino è complicato, è difficile perché si sta in montagna, perché fa più freddo, perché i servizi costano di più e sono meno efficienti. E perché ci stanno anche i terremoti, però pensare che per tutto questo noi ci rassegneremo a andarcene via è sbagliato. Andiamo ancora avanti, restiamo in argomento, i parrucchieri aquilani a sostegno dei terremotati e poi la sorpresa, il regalo di Depiscopo al piccolo Samuele e poi in basso via ai rimborsi per le spese dei traslochi per le domande presentate fino a maggio e poi ancora parlando di ricostruzione anche il notaio Fanti ritorna in via Paganica e siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, due reparti chiusi, paziente rischia grosso, siamo ad Avezzano. Emodinamica e neochirurgia non riaprono, niente assistenza specialistica per un motociclista ferito. Il centauro si è ripreso da solo, ma scoppia la polemica. Il sindaco, non è possibile andare sempre all'Aquila. E poi Avezzano tira avvolto dal fuoco, superstrada bloccata. Ancora in Marsica, gli abiti sotto sequestro in regalo ai terremotati. E poi cronaca, ambulante aggredito con un piede di porco. In basso, rischio sismico sotto quota sicurezza, Comune Equitalia e Palazzo Pretorio, municipio, siamo a Sulmona, accorto di personale per curare le pratiche e ancora nella città Peligna, golosità e vecchie canzoni, il turismo entra in cucina. Siamo alla pagina di Chieti del Messaggero, scuole sotto esame dopo il sisma, ok, Tricalle e via Lanciano, poi Caromenze, stangate evitate, il comune azzera gli aumenti, in basso fasce antipiccioni sugli edifici pubblici, poi cronaca, sorpreso a passeggio, scippatore ai domiciliari. E poi Lanciano Vastortona, io Mastro Giurato, che emozione, il racconto diretto del protagonista, una vigilia insonne, pensando al costume da indossare e al giuramento in latino. Mastro Giurato quest'anno a Lanciano, il giornalista, collega del Messaggero, Mario Giancristofaro. E poi Orsogna, rubano in casa dell'amico che è in carcere, arrestati, Vasto senza lavoro, a 48 anni, decide di farla finita. E poi a San Salvo, paura per un ragazzino investito davanti alla madre sul lungomare. Ad Ortona, sui soldi della sosta spariti, si apre lo scontro politico. Andiamo avanti, siamo a Teramo, Riccitelli, una parata di star, ma il teatro ancora non c'è. Varata la stagione di prosa con Bova, la Guerritore, Garco e Paola Gasman. Cocciolito dice: abbiamo garantito la qualità nonostante i gravi tagli al settore cultura. E poi a Manchi in filiale, indagata la funzionaria del BNL. E poi maxi cantiere Corso San Giorgio, bloccato da un tubo. In basso, chiese e affreschi storici in stato di abbandono. Per quanto concerne invece la sanità, lettera denuncia al ministro Lorenzin. Siamo alla pagina di Giulianova, Roseto e Val Vibrata, braccialetto elettronico per l'omicida e la richiesta al tribunale del riesame dei legali del caldaista Dante Di Silvestre dopo la scarcerazione durata per poche ore. L'artigiano ha accoltellato a morte dopo una lite stradale Paolo Cialini di 49 anni che era in auto con la figlia di 6 anni. Restiamo a Giulianova, Aperistritta ancora polemiche, poi Polo Tecnico, Maloni, ciao e arriva Valentini.
Andiamo ancora avanti, Giulianova, maltempo, in questo caso crolla lucernaio all'Iper e ambulanza bloccata, gravi disagi anche in Val Vibrata e nella zona dei sottopassi cittadini di Giulianova. Poi Alba Adriatica, parcheggi a pagamento, incassi in calo, Roseto, il PD difende la partecipata, la Ciancaione no. Siamo arrivati alle pagine dello sport e dunque prima di andare a vedere proprio lo sport dei nostri quotidiani dobbiamo andare al centro, sulle pagine del centro per ritornare a vedere insieme le pagine delle nostre province. Ripartiamo da Pescara, l'apertura è dedicata proprio alla ressa ieri per accaparrarsi un biglietto per Pescara-Inter, febbre da Serie A, tifosi in fila anche di notte, in fumo 12.000 biglietti in meno di due ore, le richieste sono state esattamente il doppio, vedete tutto esaurito, caos e delusione nel resto d'Abruzzo, solo 20.000 fortunati potranno assistere a Pescara-Inter domenica prossima alle 20.45 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. E poi il Pescara taglia gli omaggi ai politici, 4 abbonamenti. E poi in basso il presidente Sebastiani dice nessun obbligo di invito. Proseguiamo, ancora cronaca di Pescara, denuncia e fa arrestare il figlio violento, via Colle Scorrano, 44enne aggredisce la madre dopo l'ennesima richiesta di soldi per la droga e lei chiama la polizia. E poi vediamo ancora, ritrovato ai colli un cane smarrito, cavallo abbandonato nell'area privata vicino al Don Orione, mentre in via Pellico troppe liti tra immigrati, sospiri, consigliere regionale di Forza Italia scrive al prefetto di Pescara. E poi regalate le vostre biciclette ai terremotati, l'associazione Pescara Bici chiede a tutti di contribuire alla raccolta di mountain bike usate. Poi Ollus Massimo Oddo, maglie di calciatori in vendita su eBay proprio per i terremotati. In basso zanzare, la ASL avvia i controlli e punta sulla prevenzione. Andiamo ancora avanti, si parla di scuola. A pagina 17, Da Vinci boccia il classico, vogliamo piazza dei Grue. Professori, genitori e studenti in assemblea nell'Istituto dei Colli del Liceo Scientifico, raccolte 124 firme per chiedere in quale sede sistemare la succursale. E poi taglio degli alberi a Pescara, sospeso ai Colli per maltempo. Andiamo ancora avanti, ancora pagina di Pescara, brusco stop al caldo, piogge e temporali, l'estate non è finita. Questa settimana clima instabile, calo delle temperature, ma per il meteorologo c'è ancora spazio per andare al mare. In questo articolo c'è l'intervista, lo potete vedere, al nostro meteorologo Giovanni De Palma, che abbiamo ascoltato in diretta qualche minuto fa, come ogni mattina nel corso di Mattino 6. E poi podista di 42 anni dalla Romagna a Casail, correndo per 439 chilometri. Questa bella storia che ha visto protagonista Loris De Paola, che vedete nella foto. Poi in basso all'Università di Giovacchino parla di tumori, l'urologo pescarese tra gli organizzatori del congresso nazionale. Proseguiamo, siamo alla pagina di Montesilvano, la rampa è pericolosa, il comune paga i danni, anziana cade all'ingresso della guardia medica e fa causa all'amministrazione, l'ente condannato, manutenzione assente, risarcimento di 11.000 euro. Poi via Verga, case nel degrado, residente si appella al prefetto. E poi sempre a Montesilvano, scompare dopo una discussione, da 3 giorni perse le tracce di una badante, l'appello della famiglia torna a casa. Proseguiamo, accordo comune Arca, via libera a campo e parco, siamo a Spoltore, firmata dopo 15 anni la transazione per realizzare le opere mancanti. Il sindaco di Spoltore Di Lorito dice entro il 2020 la zona di Villa Raspa cambierà faccia, stop al passato. E poi ancora a Spoltore, sabato taglio del nastro alla scuola Fagnani, Pianella, arriva l'app del comune per i telefonini. Siamo a Francavilla, anziano investito sulle strisce, falciato da un'auto mentre attraversa con la moglie, non è grave. E poi la sfida dei ciclisti disabili alle Paralimpiadi, Addesi, Pizzi e Fantini si sono allenati a Francavilla in vista delle gare a Rio de Janeiro. Sarà un'emozione, noi
Poco fa abbiamo visto il servizio con l'intervista a Pierpaolo Addesi, pronto a partire per il Brasile. Siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Il sindaco di Tocco da Casauria: controlli inutili, scuole dice da ricostruire. Zaccagnini partecipa al sopralluogo alla Stromei e sollecita un piano di costruzione di edifici strategici. E poi anche per le scuole di Penne i genitori chiedono garanzie dopo la chiusura della Giardini. Ancora in area Vestina, blitz dei grillini in ospedale a Penne, il consigliere regionale Pettinari sollecita una mobilitazione. Poi Città Sant'Angelo, scontro frontale, ferite ieri sera 3 persone a Torre dei Passeri, centro sociale per la terza età. Domani la presentazione, poi in basso vedete a Popoli festa del creato con l'arcivescovo di Sulmona Valva, Monsignor Angelo Spina. E siamo alla pagina di Chieti del centro, il caso del pediatra Chiarelli, sospeso dal ruolo di primario a un anno dal patteggiamento, lascia il policlinico ma rimane docente ordinario. L'università D'Annunzio, a proposito di università, oggi i test di ammissione a medicina, 1.400 aspiranti per 186 posti. E poi scontri dopo Vastese Chieti, Daspo in arrivo per almeno 10 tifosi. I tafferugli che ci sono stati domenica scorsa a Vasto al termine della gara giocata allo stadio Aragona tra Vastese e Chieti, gara terminata con il risultato di 4-0 per i padroni di casa. E poi a Bomba si abbassa di 15 metri il lago. L'ACEA, la società che fornisce energia elettrica a Roma, svuota il bacino con una serie di captazioni. E siamo all'Aquila, inchiesta subappalti, 20 nei guai, sospetti su imprenditori che hanno esibito finte quietanze per lavori fatti da piccole ditte mai pagate. E poi appalto parco urbano a Piazza d'Armi, stop dal Consiglio di Stato ad un ricorso. Trasferendoci ad Avezzano si finge il nipote, truffa un'anziana, rubati 600 euro. E poi vedete oggi l'addio alla piccola Marisol, funerali ad Ascoli, la bimba di 18 mesi è morta nel terremoto ad Arquata del Tronto. E poi l'Aquila, castello in vendita, ma è una burla, scherzo online su un sito che pubblica l'improbabile inserzione. E siamo alla pagina di Teramo e della provincia di Teramo, partiamo dal capoluogo. Spariti 300.000 euro alla BNL, indagata l'impiegata fuggita. E poi è Teramane arriva da Vasto, nuovo magistrato in procura, si insedia il nuovo PM Enrica Medori, vedete la foto con i colleghi. E poi a Silvi, bimba disabile bloccata in casa dalle scale, serve un ascensore ma costa 27.000 euro e i genitori non possono permettersi questa spesa. E siamo alla pagina della provincia, contrassegnata questa pagina praticamente interamente o quasi dal maltempo, flagellata la costa, lucernaio dell'Iper crolla per la pioggia, paura al centro commerciale di Colonnella, auto bloccate nei sottopassi di Alba Adriatica e Villarosa, negozi allagati a Giulianova. Vedete le immagini che si commentano da sole. E poi in basso, cocaina in casa, patteggia un anno, l'uomo arrestato sabato in centro dalla polizia mentre spacciava. Siamo arrivati alle pagine dell'inserto Aquilone e poi dello sport, dobbiamo dunque andare a vedere insieme le pagine del quotidiano La Città di Teramo. E poi nell'ultima parte, tra qualche minuto, nell'ultima parte di Mattino 6 vedremo, ovviamente ci concentreremo sullo sport per andare a vedere quali sono gli argomenti principali. Ma vediamo la prima pagina del quotidiano La Città: evacuato il centro commerciale, si parla di maltempo, il nubifragio sfonda il lucernaio, l'ingresso del Val Vibrata di Colonnella, panico, ma fortunatamente nessun ferito, fuga d'estate, vedete bagnanti che scappano in costume dal mare dopo l'improvviso acquazzone. Poi scuole, l'inizio potrebbe slittare, Teramo, genitori sul piede di guerra, oggi riunione con i dirigenti. Ma andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano La Città: l'inizio delle lezioni potrebbe anche slittare, oggi riunione in comune con i dirigenti degli istituti scolastici, genitori sul piede di guerra, chiedono certezze. Poi in basso a Sergi, sisma, laboratorio di rinascita sostenibile. Vedete
Ancora una pagina dedicata al problema a scuole dopo il sisma. Al Pascal si torna sui banchi lunedì nonostante i danni. Ma noi sulla questione relativa allo stato delle scuole a Teramo, in provincia di Teramo, abbiamo ascoltato il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che fa il punto della situazione. Vediamo. A Teramo proseguono senza sosta le verifiche negli istituti scolastici dopo il terremoto dello scorso 24 agosto. Problemi al Comi, al classico delfico, con la situazione comunque sotto controllo e già a conoscenza e monitorata dalla provincia, come spiega ai nostri microfoni il presidente Renzo Di Sabatino. Il Comi era già, diciamo, oggetto di un finanziamento. Abbiamo fatto un ulteriore sopralluogo con i tecnici della Reluis, che hanno ritenuto opportuno precauzionalmente dichiararlo non agibile. Per quanto riguarda invece il Delfico, anche questo è già oggetto di finanziamento per il quale stiamo lavorando. Invece l'inagibilità riguarda l'ultimo piano, che peraltro a noi era già nota, infatti in quel piano non si faceva nulla. Di nuovo, rispetto a prima, c'è stata la verifica di alcune lesioni vicino alla parete frontale, per la quale abbiamo disposto già da adesso di mettere provvisoriamente dei tiranti per far stare ancora più al sicuro i cittadini, non gli alunni, perché ci potevano essere pericoli di distacco di pezzi ma verso l'esterno. Sono tranquillissima perché ho assistito tutta l'ispezione capillare di tutto l'edificio, capito? Quindi fatto in maniera veramente analitica. Prima sono venuti i vigili del fuoco, poi sono venuti i tecnici della provincia e non hanno rilevato alcuna criticità. Ho qui il sopralluogo proprio, quindi non ci sono problemi. Per maggiore sicurezza la provincia ha chiamato la protezione civile, siamo stati qui fino alle 21:30 di venerdì, hanno stilato una relazione, quindi l'edificio è sicuro, è solido. Si sviluppa in senso orizzontale, quindi è piantato bene. Alcuni genitori si sono rivolti a lei, sono preoccupati. Devo dire grande maturità da parte dei genitori, perché è venuto un genitore, io ho fatto vedere il documento, tutto a posto, insomma non è che sono subissata. Quindi se tutto va bene il 12, il primo 12, giorno, da dove entreranno però i ragazzi? Allora, è stata traslata l'apertura? A parte che probabilmente termineranno i lavori entro sabato, due ingressi laterali. E poi c'è anche, io ho altri tre ingressi, ne ho altri tre, capito? Su Vico del Nardo ce n'ho due e ce n'ho un altro, stanno controllando tutto bene l'altra uscita, quindi voglio dire, insomma, non c'è problema, capito? Tranquillamente. Poi io in genere il primo giorno di scuola faccio entrare prima le quarte, poi gli altri li faccio entrare dopo, capito? Per abitudine, proprio per conoscere questi ragazzi, insomma, quindi state tranquilli. Restiamo in argomento, danni in provincia, il sisma accende la polemica sul polo scolastico di Montorio Alvomano, il PD accusa l'amministrazione di aver bloccato il progetto da due anni, Guizzetti dice cavalcano la paura. Andiamo avanti, vedete ancora una pagina dedicata proprio ai controlli, alle verifiche dopo il sisma, vulnerabilità, il rischio sismico a Colle Parco e Villa Mosca, istituzioni, scuole, edifici privati, ecco come li ha classificati il Comune in uno studio del 2009 che vedete in questa pagina passante proposta dal quotidiano La Città. Cambiamo argomento, restiamo a Teramo, a Manchi, alla BNL indagata l'impiegata fuggita, trovata a Bologna dopo due giorni la scomparsa, iscritta nel registro degli indagati per appropriazione indebita. E poi cronaca, albanese clandestino sorpreso a spacciare in via Nicola Dati, il giudice lo espelle. In basso, vedete a fondo pagina, cronaca, centauro operato alla colonna vertebrale, 39enne vittima di un incidente domenica scorsa a Bellante Stazione. Subito caos per i lavori di fronte alla Noè Lucidi, il blocco della strada per la sostituzione dei San Pietrini provoca lunghe code nei pressi del Tribunale. E poi sopralluogo, i lavori sul corso rischiano di slittare ancora, il lutto, tanti politici ai funerali di Domenico Zippilli. E siamo alla pagina della provincia, Morgana porta via l'estate, allerta gialla, lo abbiamo ascoltato anche da Giovanni De Palma, la protezione civile ha diramato l'allerta per le prossime 18-24 ore, pioggia, temporali e vento forte. Panico per il crollo del lucernaio all'Iper di Colonnella, il nubifragio allaga strade e sottopassi, ammutolisce i telefonini e scatena la rabbia. E poi Sant'Egidio. La chiesa di Faraone troppo piccola per l'addio a Dorindo. Ieri funerali del
43enne, deceduto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto 15 anni fa. Martinsicuro sventa un furto e rimedia una bottigliata, questo cittadino coraggioso. E poi siamo alla pagina di Giulianova Mociano, a Lagati, torniamo a parlare di maltempo, tutti i sottopassaggi di Giulianova, canali a mare aperti troppo tardi, auto in panne e viabilità in tilt, fiumane e danni al paese e allo splendore, vedete quanta acqua. Poi in basso, dopo scuola e scuola bus, i servizi giuliesi perdono i pezzi per strada. Pagina di Roseto, Pineto, Atri e Silvi, piano regolatore, mancano ancora le copie per i consiglieri, siamo a Silvi, a 2 anni e mezzo dalla rivisitazione, lo strumento urbanistico sembra ormai prossimo alla votazione. A Roseto l'adesione al consorzio ittico, un'opportunità per la cittadina costiera, e poi ancora a Roseto, alternanza scuola-lavoro, si parla di questo importante progetto, Giulianova, Atri, Roseto e Pineto pronti a sostenere il provvedimento. Pagina della cultura, pronta la prosa della Riccitelli, abbiamo visto anche dalle pagine degli altri quotidiani, presentata la nuova stagione dal direttore Pagliai, si comincia con Bucci Rosso. Andiamo ancora avanti, Canzano, le antiche tradizioni della festa del grano turco, e siamo alle pagine dello sport che sul quotidiano La Città si aprono parlando del Teramo. Il gol che manca non sarà una croce, parla l'attaccante biancorosso. Teramo che ha conquistato un punto nelle prime 2 giornate di campionato e che sabato prossimo giocherà in casa del Pordenone. Noi siamo andati ad ascoltare il centrocampista, uno degli ultimi arrivati, Bulevardi. Danilo Bulevardi, stanchissimo alla fine di questo Teramo Bassano, probabilmente il migliore in campo dalla tribuna, sei d'accordo? Ma è una bella cosa sentirmi dire questo. Eh sì, ho corso tanto, abbiamo fatto tutti bene, una grandissima prestazione al di là della prestazione personale. Siamo molto contenti e sono anche io contento per come ho fatto oggi. C'è un po' di rammarico perché probabilmente il Teramo che abbiamo visto per alcuni tratti della gara forse le avrebbe meritati 3 punti. Siamo stati verso la fine sfortunati, i primi 20 minuti abbiamo magari un pochettino sofferto, poi però abbiamo creato anche noi, abbiamo avuto delle opportunità da rete che non siamo riusciti magari a concretizzare, però alla fine come avete visto abbiamo creato 5-6 palle gol che abbiamo preso 2 traverse, purtroppo siamo stati anche sfortunati, c'è da dire questo. D'altronde dall'altra parte c'era il Bassano, che è davvero una squadra molto complicata da affrontare. Bella squadra, bella compatta, bella aggressiva sulle seconde palle, gioca bene, tutto sommato, però ce la siamo giocate alla pari noi. In tribuna c'era anche il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, non so se l'hai visto, se ti ha detto qualcosa, ovviamente la tua speranza è tornare da giocatore fatto a Pescara. Magari un giorno, come ho detto l'altra volta, sono molto ambizioso, spero sempre di salire di categorie perché io voglio arrivare più in alto possibile. Questo. Adesso la prossima tappa sarà Pordenone, complicata, davvero complicata. Ma tutte le partite sono complicate, però dopo questa partita io sono più che consapevole perché abbiamo fatto un passo avanti e vedendo una squadra così cattiva, aggressiva, con voglia di vincere e tutto, io penso che se andiamo là con questa testa possiamo andare a fare il risultato. Sempre dalle pagine del quotidiano La Città parliamo di Serie D. San Nicolò, il cammino inizia con una X, pareggio interno al Bonolis, ma si recrimina per un rigore. Poi in basso Pineto che esordio, 2-0 con il Campobasso, grande avvio di stagione per la squadra di Ammazzalorso. Noi andiamo a vedere le pagine dello sport del Centro e del Messaggero. Partiamo dal Centro, abbiamo visto anche nelle pagine di cronaca la ressa per l'acquisto dei biglietti per Pescara-Inter verso il big match. Inter spendacciona, ma il Pescara ci crede. Sul mercato i nerazzurri hanno investito quasi 103 milioni di euro. Vedete in questo grafico proposto dal Centro le due realtà a confronto. È proprio il caso di dire Davide contro Golia. Intanto oggi pomeriggio si torna al lavoro, Pescara che riprenderà gli allenamenti alle 17 al Poggio degli Ulivi in vista della gara di domenica con i neroazzurri. E poi Suning, il progetto neroazzurro a lungo termine, parliamo della proprietà cinese che guarda ovviamente avanti. E poi
Il Maradona dei Balcani, Šljivković, e quella vittoria contro l'Inter a San Siro, risultato memorabile per il Pescara che tutti ricordano al debutto in campionato con la maglia del Pescara. L'ex fantasista bosniaco realizzò la rete del 2-0 contro i nerazzurri di Trapattoni dopo il gol di Galvani. Pescara che espugnò lo stadio San Siro con il risultato di 2-0. E poi la solidarietà, da oggi su eBay la Onlus di Oddo mette all'asta le maglie per i terremotati. Andiamo ancora avanti. Lega Pro, croce di digiuno di gol, il lavoro paga sempre. La punta dice non è un problema di modulo, anche perché ho giocato in tutti i modi. E poi la Serie D. Siamo al capitolo L'Aquila. Chiodi, bisogna avere fiducia. Il presidente dice mi è piaciuta nonostante le assenze, fantastico giocare nel nuovo stadio. L'Aquila che ha giocato nel nuovo stadio inaugurato proprio con la gara con il Monte Rosi, gara terminata per 1-1. Vediamo gli altri, le altre formazioni di Serie D, partiamo dalla parte alta della pagina, siamo a Pineto, a Mazzalorso, questo Pineto può migliorare ancora tanto. Lo dice il tecnico dopo la vittoria sul Campobasso. Avezzano già convincente, Tortora silenzio scaramantico. E poi la Vastese piace, gioco e intensità per sognare dopo il 4-0 con il Chieti. E poi Epifani, siamo al San Nicolò, fiducioso, squadra che deve crescere. In basso si parla del Chieti, Giacomini, adesso il Chieti è mio, firmato l'acquisto, rinforzi, ecco la mezzala Copponi. Andiamo ancora avanti, Eccellenza. Capistrello prima in proteste, quel gol non era regolare, dunque subito critiche agli arbitraggi dopo la prima giornata. E parliamo del Giulianova, promozione, Giulianova serve cattiveria, lo dice il tecnico Angelone dopo la sconfitta con il Notaresco, inizio di campionato in salita per i giallorossi. E poi basket Serie A2, Roseto, Lewis Briggs con il gruppo e Amoroso per ora si allena, chissà che non possa arrivare un tesseramento dell'ex rosetano nelle prossime ore. Noi siamo ora alle pagine del Messaggero, appena sarà possibile vederle. Per quanto riguarda lo sport, siamo in chiusura ovviamente di questo appuntamento di martedì 6 settembre con la nostra consueta rassegna stampa. Abbiamo però il tempo di andare a vedere le pagine dello sport del quotidiano Il Messaggero. Ovviamente l'apertura è dedicata al Pescara, grande attesa, stadio adriatico esaurito per la gara di domenica con l'Inter. Pescara che si presenta a questo appuntamento con una classifica in attesa dopo lo 0-3 a tavolino della gara di Sassuolo. Pescara 4 punti in classifica. Pescara, Oddo aspetta l'Inter, questo è il titolo di apertura. Per l'allenatore sarà una sorta di derby, essendo stato al Milan. E poi Adriatico sold out con i nerazzurri in 2 ore. Solidarietà, Oddo raccoglie fondi per i terremotati. In basso si parla del Teramo, parla in particolare l'attaccante Croce, un Teramo più cattivo a Pordenone, si giocherà in terra friulana sabato alle 16.30. E poi Serie D, Mininkleri, L'Aquila sarà sempre battaglia, Tortora un Avezzano che mi fa inorgoglire, Chieti, Giacomini è il nuovo patron, acquisto ufficiale della società neroverde. Poi San Nicolò, parla Epifani e dice che la squadra deve essere più incisiva. E poi Vastese, non era facile vincere in questo modo. E poi parla a Pineto l'autore della doppietta, Stacchiotti, che ha permesso ai biancazzurri di battere il Campobasso. Grazie Pineto per la fiducia. Poi si parla a fondo pagina di calcio di eccellenza, Francavilla, Paterno e San Salvo, le big si vedono subito. L'ultimo titolo è per il basket, si parla del Roseto, Lewis Briggs e degli Sharks dice a disposizione, Amoroso si allena ma sembra fuori dalla portata economica della società rosetana. E con questo titolo di basket siamo giunti davvero a termine dell'edizione odierna di Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa. Io ringrazio come sempre voi per averci seguito, Gianni D'Areo in regia. Vi ricordo l'appuntamento come sempre con la prima edizione del TG6 oggi alle 14. Grazie e buon proseguimento di giornata.